Scusi, ci possiamo, ecco, iniziare ad accomodare per dare inizio a questo incontro di cui siamo molto orgogliosi di poter avere appunto Luciano D'Alfonso come nostro ospite assieme appunto ad Alberto Balducci, oltre che ovviamente al mio sindaco Luciano Di Lorito. Dunque, intanto io vorrei cominciare col dire un grazie, che di solito si dice alla fine, ma invece io lo vorrei dire subito a tutti voi che siete qui presenti questa sera, avete partecipato e state condividendo con noi questo momento importante. Oggi questa è una fase di particolare disaffezione alla politica e vedere una sala così bella, partecipata, gremita, è veramente per noi, per chi fa politica come noi, davvero una grande soddisfazione, ed è per questo che veramente vi ringrazio di cuore di essere qui. Ed è veramente, diciamo, il coronamento, se si può parlare di coronamento, che del fatto che quando si lavora e si lavora per la gente e si lavora bene, poi la gente effettivamente risponde. Io veramente vi ringrazio di tutto cuore. Con ognuno di voi poi, l'ho visto dai nostri saluti, c'è un rapporto di affetto, di stima, di amicizia, veramente un abbraccio caloroso. E un grazie anche a Luciano D'Alfonso, perché hai vissuto, Luciano, anche dei momenti particolari di sofferenza durante questa campagna elettorale, e ciò nonostante non si è mai fermata la macchina, non si è mai fermato lo sforzo, l'impegno che dimostra veramente la pervicacia, la tenacia, la combattività di Luciano D'Alfonso. E io lo voglio veramente ringraziare, perché lui è qui nonostante le difficoltà. E faccio gli auguri ovviamente alle persone care, che di prontissima guarigione. E dicevo, questo ci dimostra, vedete, che la politica, come la concepisce Luciano, come la concepiamo anche noi, quella che è dello stare insieme alla gente e dell'ascoltare la gente, poi ripaga con la presenza e la partecipazione. Noi, vedete, non siamo candidati io non sono candidata, ma Luciano non è un candidato virtuale, che diciamo è un casuale della politica, scelto con un click. Luciano è una persona che fa campagna elettorale, possiamo dire da sempre, ma che ha sempre avuto una grande risposta, perché è concreto, perché lo si può toccare, perché è una persona che davvero sta vicina alla gente. E quindi il suffragio gli deriva proprio da questo, dalla prossimità con la gente. Io lo dico perché, come vi dicevo, c'è una grande disaffezione alla politica e ci sono molte insidie anche in questa campagna elettorale, e per questo è importante fare una scelta consapevole. 2 anni fa, aprile-maggio 2012, eravamo in una situazione analoga quando mi sono candidata alle elezioni amministrative e Luciano era al mio fianco. E io ricordo in modo particolare 2 cose che lui mi ha detto. La prima è stata quella di richiamarmi, Luciano, quando mi sono candidata, dicevo, 2 cose tu mi hai detto che sono state, diciamo, emblematiche e le porto sempre nel cuore. La prima: mi hai richiamato al grande impegno che mi avrebbe richiesto l'azione politica, e mi hai detto di non sottrarmi mai all'ascolto della gente, di essere vicina alla gente. In modo particolare mi dicesti, veramente è un leitmotiv che porto sempre con me, che quando le persone
chiedevano un aiuto, dovevano essere ascoltate e i loro occhi dovevano sedersi nei miei occhi, perché quel rapporto, quella relazione che ci deve essere tra chi è, diciamo, tra la gente e l'eletto e il candidato, è un rapporto di estrema fiducia che si costruisce nel tempo. La gente deve sapere che le persone l'ascoltano, che vengono ascoltate, che i loro bisogni vengono presi in seria considerazione. E tu mi dicesti questa cosa, tu mi dicesti che io dovevo ascoltare le persone e cercare di trovare delle soluzioni ai loro problemi, considerandoli, come dicevo, seriamente. E questa è una cosa che ovviamente fa parte del bagaglio culturale, diciamo, e del bagaglio esperienziale che ho cercato di strutturare. E la seconda cosa che mi dicesti si riferiva invece al perseguire la legittimità, la legalità in tutte le cose che, diciamo, nello svolgimento dell'azione amministrativa. Mi mettesti in guardia, mi dicesti di stare molto attenta, perché le insidie ci sono quando si amministra, e di farlo coscienziosamente, nel pieno rispetto, come sapevi ovviamente e come sai tuttora, che fa parte del mio essere, della legge. Ed ecco perché, vedi, questi sono insegnamenti grandi che io ho sposato in pieno e che ovviamente ho trasposto, diciamo, nel mio modo di fare politica e di amministrare. E quindi ti ringrazio di quelle che furono allora le tue parole, che mi diedero veramente la forza per guardare in faccia le persone e per farmi davvero carico con spirito di servizio di quelle che sono erano e sono le necessità delle persone, appunto, che mi sono vicine e che ovviamente cercano risposte dalla politica, perché il rapporto che si costruisce è quotidiano, è personale ed è veramente il suggello della buona politica. Quindi voglio dire, di questi due aspetti, torno a ripetere, ti faccio anche qui un ringraziamento di cuore. E quando si amministra costruendo, si amministra ascoltando sì le persone, ma poi essendo anche capaci di mettere in campo delle azioni progettuali. E c'è anche qui il nostro sindaco Luciano Di Lorito, noi abbiamo cercato di lavorare proprio per creare, diciamo, per costruire delle azioni che fossero veramente utili per il nostro territorio, azioni innovative, ad esempio il polo della birra, che è un progetto nuovo che su Spoltore noi stiamo programmando e che veramente ci dà delle grandi soddisfazioni. Poi te ne parleremo, appunto, a tempo debito. Ma io in modo particolare ci sono tre cose, anche più di tre, che ti voglio chiedere. La prima, quando sarai presidente di regione, sul PSR, sul piano di sviluppo agricolo regionale, noi chiediamo che Spoltore possa rientrare a pieno titolo nei territori area leader finanziati, perché questo è fondamentale. Noi qui nel nostro, diciamo, tra i nostri amici abbiamo, la posso citare perché l'azienda agricola di Prisca Montani, la Qualiera, che ha vinto il primo premio al Sol, al Vinitaly in Italia, eccola qui, è seduta a fianco a noi, e noi siamo fuori dall'area leader. Questa è una cosa gravissima. Le aziende agricole hanno necessità di Spoltore, di finanziamenti, al pari di tutti i territori agricoli che ci sono in provincia di Pescara. E questa è una cosa, appunto, che ti chiedo già da adesso, ma così come anche di darci la forza anche sui progetti, come dicevo, di marketing territoriale, come il Polo della Birra, che è un grande progetto che farà da traino, prendendo un elemento caratterizzante che è la birra del nostro territorio e collegando tutto lo sviluppo, diciamo, locale. E anche su questo io ti chiedo, diciamo, quando sarai presidente, un impegno. E poi, siccome dei concittadini mi hanno posto anche questo, anche sulla ristrutturazione del convento di Spoltore, c'è Alfonso Deodati che è seduto, che appunto mi diceva
ti prego di portare, diciamo, questa istanza al futuro Presidente della Regione Abruzzo, ma poi ci potrebbero essere tante tante richieste, no, che tutti noi vorremmo portare all'attenzione, e ci sarà tempo per farlo. Quindi io adesso per un saluto do anche la parola al Sindaco, a Luciano Di Lorito. Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi, ed è importante, come diceva Chiara poco fa, è importante la partecipazione in questi momenti, è importante perché bisogna ascoltare esattamente le cose che ci vengono dette da persone, dalle persone che poi saranno i nostri rappresentanti. Io mi auguro e sono certo che queste due persone, il candidato presidente D'Alfonso e il candidato al consiglio regionale Alberto Balducci, saranno i nostri rappresentanti. E per quella che è la situazione, per le tante emergenze che oggi ci sono, per quelle emergenze di cui accennava anche Chiara, nonché assessore al comune di Spoltore, bisogna mandare lì una classe dirigente che già dal giorno stesso, dall'ora dopo lo spoglio che li vedrà vincenti, queste due persone qui al mio fianco, si mettano a lavorare. Non abbiamo più il tempo di quelli che devono capire di come funziona la macchina amministrativa. Le emergenze sono tante. Chiara le dicevo, ne ha accennate alcune, ma qui c'è un'emergenza sociale drammatica che riguarda il mondo del lavoro, che riguarda il mondo delle famiglie e che sempre di meno, caro Luciano, sempre di meno sono i fondi che la Regione ha destinato a questi enormi problemi che ci sono nella nostra città di Spoltore, ma nella nostra Regione. Non possono più aspettare. Qui c'è un fatto drammatico e io invito voi cittadini di Spoltore, ma anche delle zone limitrofe, a riflettere, a fare una scelta, ma voi già avete fatto questa scelta, perché siete persone ragionevoli, e vi invito a riflettere che cosa la nostra città ha avuto dalla Regione Abruzzo negli ultimi 5 anni e mezzo, perché stranamente questa consigliatura, questa legislatura regionale è durata 5 anni e mezzo. Ebbene, io vi dico da sindaco, non abbiamo avuto nulla, e noi siamo la 11ª città della Regione Abruzzo, una città che è all'interno di un'area metropolitana in un punto strategico importante e che non può essere ignorata, è stata umiliata in questi 5 anni. Ecco perché bisogna cambiare direzione, bisogna cambiare marcia e bisogna dare fiducia alle persone che sono qui e che ci potranno rappresentare al meglio, e io non sono convinto. E poi lo dico anche per questo, sarà la prima volta che avremo un presidente della provincia di Pescara, oltre alle tante qualità che ha Luciano D'Alfonso, che significa anche sicuramente tener conto e conoscere centimetro per centimetro quello che è la nostra provincia, essendo stato anche presidente della nostra provincia, nonché della più grande città d'Abruzzo, che è la città di Pescara. E quindi conosce bene quali sono le emergenze di questo territorio. Qui si parla, Presidente, vorrei che spendessi qualche parola questa sera, so che già l'hai fatto e so, conosco bene quale sia la tua posizione, su un referendum. Qui si farà un referendum di cui si parla poco, ma bisogna parlarne, che vedrà annettere due grandi realtà come Spoltore e Montesilvano alla città di Pescara, senza che vengano consultate le popolazioni. Qui sarà un unico corpo elettorale, i 20.000 abitanti di Spoltore saranno nel calderone tra Pescara e Montesilvano, senza che nessuno possa decidere sul futuro della propria città. E quando si parla di costi della politica, sicuramente non stanno nelle più grandi, le 3 più grandi città della provincia di Pescara, ma stanno nelle 250 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che è nella regione Abruzzo. E quindi si dica chiaramente che questa non è la via, perché la via per
l'area metropolitana, per sviluppare questa area metropolitana al centro devono esserci i servizi, le infrastrutture, la viabilità, la mobilità, e solo attraverso questi progetti faremo la grande area metropolitana, la grande, chiamiamola com'è. Spoltone, caro Presidente, insiste ancora su due grandi vie, che sono le vie di 100 anni fa, che è questa strada che passa qui, che è la strada statale 602, e quell'altra che sale da Villa Raspa, sale verso Spoltone andando nell'area Vestina, che è la 16 bis. Bene, sono le stesse strade di quando Spoltone aveva 2-3 mila abitanti. La rete infrastrutturale sicuramente non alla portata di un comune, ma deve essere alla portata di una pianificazione di viabilità della regione. È qui che bisogna partire, è qui che bisogna unire l'area metropolitana, e non con un referendum per fare più grande numericamente in termini di abitanti una città. Qui non funziona, e quindi bisogna dire e bisogna esplicitare un no netto a questo referendum, che sotto sotto però vedo che sta passando. Tra cui la nostra città di Spoltore è la città meno consumata, parlo di territorio, di Pescara e Montesilvano, e quindi credo che noi terremo anche a un oculato consumo del nostro territorio in termini di sostenibilità e di viviabilità e di servizi. È lì che bisogna puntare il futuro della nostra città. E se i comuni, oggi hanno ridotte risorse a disposizione per sviluppare questi progetti ambiziosi, solo con una regione presente, una regione che riesce a comprendere queste esigenze, si possono portare avanti questi progetti e sviluppare una città con una qualità della vita che sia un'eccellenza, una qualità della vita migliore. E questo lo potremo fare solo se, e questa è una mia posizione personale, ma vi invito a sposarla tutto, se Luciano D'Alfonso sarà il nostro futuro presidente di regione, e con l'amico Alberto Albaducci al Consiglio regionale. Grazie a tutti. Prima di ascoltare Luciano, do la parola ad Alberto Balducci. Alberto è il candidato che sosteniamo, lo sosteniamo con forza e con vigore, perché Alberto rappresenta proprio quello che dicevo poc'anzi, proprio la politica fatta per passione, per servizio, la politica fatta da una persona che da anni si mette appunto a disposizione della gente, che sa ascoltare la gente. Alberto ha questa caratteristica che lo rende veramente unico nel parterre, diciamo, politico. È un uomo semplice, una persona con la quale si può parlare, una persona che per qualsiasi problema è sempre lì, a disposizione, è pronto, lo chiami, risponde. Vedete, questa non è una caratteristica che hanno tutti i politici. Molti politici prendono le distanze dopo le elezioni. Alberto Balducci è una persona che è rimasta sempre coerente. Non a caso Alberto è sempre stato uno dei primi degli eletti, in molti casi anche il primo degli eletti a Pescara, perché rappresenta davvero una forza elettorale importante. E il fatto che i suoi consensi nel tempo siano addirittura cresciuti, e si, quando nel candidarsi a Pescara ha, diciamo, il suo bacino elettorale lo ha sempre ampliato, è la cartina tornasole, è la riprova che la tua operosità e il tuo modo di fare politica sono riconosciuti e premiati dalla gente. Ecco perché io appoggio Alberto Balducci, e ecco perché io mi auguro che Alberto Balducci abbia il risultato elettorale che merita, perché è veramente una persona con la quale si instaura una relazione, e quella relazione è vera e autentica. E io credo moltissimo, diciamo, in questo profilo del politico che, come lo stesso Luciano D'Alfonso mi ha sempre insegnato, non deve mai abbassare lo sguardo, deve avere sempre il coraggio di guardare in faccia l'interlocutore.
è chiaro, i politici non hanno la bacchetta magica, noi non abbiamo la sfera di cristallo, non facciamo miracoli, ma quello che è richiesto dal politico è l'impegno e la coscienziosità, cioè il prendersi in carico il bisogno della persona e fare di tutto per arrivare a una soluzione a fianco di quella persona quando si parla degli aspetti micro, cioè quelli che afferiscono al rapporto con la gente. È chiaro che poi il rapporto con le persone, la restituzione delle utilità collettive sia soprattutto nei grandi progetti, nelle grandi progettualità che un uomo politico deve necessariamente avere, cioè la capacità di costruire delle azioni di sistema, di medio-lungo periodo, che abbiano delle ricadute reali sui territori. Bisogna saper bilanciare e equilibrare le due cose, il rapporto con la persona e al tempo stesso la capacità di costruire grandi cose. Ed è questo che questa squadra, sicuramente questa nostra squadra di cui Luciano è il capitano, si avvalora, è proprio il valore aggiunto. Noi, vedete, a differenza di questi movimenti dell'ultima ora, non abbiamo, diciamo, non facciamo una politica di slogan fatta basandosi su candidature scelte non si sa come, non si sa dove, con 10 click. Le persone vanno viste in faccia, vanno guardate nel rapporto quotidiano, vanno riconosciute. E perché no? Quando non si agisce bene, anche bacchettate, però la persona deve essere fisica e deve avere un'attrezzatura, un bagaglio di competenze. Solo così è in grado di restituire utilità collettive. Ecco perché io vi chiedo il 25 maggio di fare una scelta oculata e di darci anche la possibilità, diciamo, ecco, di aiutarci, perché questa non sarà una tornata elettorale facile. C'è un election day, cioè un giorno solo di elezioni, e lì bisogna andare a votare per le persone giuste, per la squadra giusta, quella squadra capace di restituire davvero un valore aggiunto alla regione Abruzzo. E solo la squadra di Luciano D'Alfonso è in grado di fare questo, perché ha tutte le competenze, tutte le capacità e la capacità di governo che solo Luciano D'Alfonso ha, e a fianco a lui persone di comprovata coerenza, che non hanno cambiato partito o schieramento, di assoluta rettitudine, di grande serietà, come Alberto Balducci. Grazie Chiara. Ma credo, dopo questa presentazione, credo che non debba aggiungere più nulla, credo che abbia detto tutto Chiara. Passa l'incasso dei voti, no? Invece voglio dire questo, che io pure feci una scommessa con Chiara quando si votò qui a Sportore. C'è Luciano D'Alfonso che mi disse: ti faccio conoscere una ragazza brava, una che bisogna essere, devi aiutare, perché deve essere eletta, perché poi tu vedrai quanto è brava. Io sicuramente, come sempre, ho dato ragione a Luciano D'Alfonso, ho seguito il suo consiglio e ho fatto votare Chiara Trulli, e oggi, onestamente parlando, non me ne pento assolutamente, anzi sono felice di averlo fatto, perché oltre ad essere brava e onesta, credo che sia una persona che ha veramente un grande, grande cuore, e questo me l'ha dimostrato questa sera volendo fare questa bellissima iniziativa. Io le sono veramente grato. E parlava di squadra Chiara, io credo e ho sempre creduto nella squadra. Quando nella squadra sono stato, non dico capitano perché non sono mai stato, però attore, e quando nella squadra invece ho dovuto aiutare qualcuno. Io nella squadra ci credo veramente, perché credo che senza squadra non si vada da nessuna parte. Poi devo dire che un'altra persona eccezionale che io conobbi quando facevo l'assessore nel 2003-2009, questo è il periodo in cui ho fatto l'assessore nel Comune di Pescara, io ho conosciuto Di Lorito, Luciano.
abbiamo avuto subito un ottimo rapporto, ma è un rapporto al di là della politica, un rapporto di amicizia. Poi addirittura abbiamo scoperto pure di avere amici in comune, quasi parenti. Per cui chiaramente quando lui si è candidato a sindaco, anche lì io sono stato veramente felice e ho cercato di fare la campagna elettorale come se fosse stata la mia campagna elettorale. E devo ricordare una cosa in quella campagna elettorale, quando io lo portai su di una strada via Po, che da tanto tempo di scultore logicamente, dove questa strada abbandonata a se stesso da anni, i residenti di quella zona stavano cercando di ripristinare un po' l'asfalto, un po' il marciapiede, l'illuminazione, cose naturali, però una strada che dovrebbe essere percorsa da pedoni e da automobili. E subito Luciano mi disse: non ti preoccupare, questo lo metto diciamo come prima cosa tra le cose che devo andare a risolvere. Infatti, a distanza di poco tempo, via Po oggi è una strada percorribile, una strada bella con una fognatura, e quindi grazie a Luciano, anzi faccio dico io diciamo grazie a Luciano da parte di tutti quanti i residenti di quella zona. Cosa dire? Io vorrei mettere la esperienza che ho fatto negli anni in cui sono stato sia consigliere comunale di opposizione, ma di più da assessore al comune di Pescara, vorrei mettere appunto la mia esperienza a disposizione della regione Abruzzo e anche a disposizione, ma per aiutarlo, so perfettamente che non ha bisogno di aiuto. Ma io sono là con un soldatino, spero di poterlo anche in questa fase, come ho fatto precedentemente, di aiutarlo, e parlo di Luciano D'Alfonso. Perché dico questo? Perché io, siccome, come diceva Chiara, ho lavorato veramente con tanta voglia, con tanto amore, e qualcuno, parlo dei presidi delle scuole, perché io ho fatto l'assessore alla pubblica istruzione, all'edilizia scolastica, e tra voi c'è una preside che io ho sempre stimato e credo che sia stata la migliore preside di Pescara che abbia mai conosciuto, e parlo tranquillamente, posso dirlo, sperando che nessuno si ingelosisca, e parlo della dottoressa Di Rocco, che è qui presente. Credo che sia stata veramente eccezionale, e lei mi diceva, uno dei primi assessori che tutte le volte che io lo chiamo corre ed è a disposizione della scuola. Ma io ci ho creduto sul serio quando ho fatto quell'attività, anche perché io ho constatato che purtroppo quando poi si arriva in alto, ecco, per esempio come il ministro Gelmini, no, che ha fatto tante orribili cose, ma io non do la colpa neanche a lei. Io do la colpa al fatto che lei probabilmente non ha esperienza, cioè non è partita dalla base per poter capire quali erano i problemi reali. Purtroppo in politica l'esperienza conta. Ma conta come conta per un professionista, come conta per qualsiasi professione che una persona fa, dall'idraulico al carpentiere. Io credo che ogni giorno la persona impara sempre di più se si applica. E io mi sono applicato e ho cercato di capire quali erano i reali problemi. Ad esempio la Gelmini, faccio un esempio, la Gelmini che cosa ha pensato? Per ridurre i tagli, i costi, no, della scuola, ha pensato di aumentare il numero dei bambini nelle aule, perché voi sapete che una volta erano negli anni 70-80 22-23, poi sono diventati 25-26, la Gelmini l'ha portata a 30 bambini. Ma voi vi rendete conto che le scuole sono state realizzate negli anni 70-80, quando appunto i bambini erano 22-23, con una sicurezza, e oggi ci ritroviamo 30 bambini dentro a un'aula? Quindi a livello, dal punto di vista igienico, dal punto di vista, che ne so, anche di vie di fuga, quando ci dovesse essere un terremoto, qualcosa, facendo le corde, dove scappo se sono tutti quanti accalcati l'uno sopra l'altro? Questo secondo me un ministro che aveva
un minimo di idea per quanto riguarda, non avrebbe fatto una cosa di questo tipo. Credo che veramente occorre che ci siano persone che abbiano esperienza, lungimiranti, che abbiano idee, che abbiano proposte, e noi abbiamo qua una persona eccezionale, ma non per qualcosa, perché io l'ho seguito ogni giorno e ho capito che anche quando pensavo che lui sbagliasse indovinava, e parlo di Luciano D'Alfonso. Lui, secondo me, può far volare veramente per stare in laboratorio, contrariamente a quello che sta succedendo oggi, in cui l'aeroporto addirittura, invece gli aerei di volare, stanno sdraiati a terra. Cioè, non è normale questo. Non è normale che noi abbiamo una classe dirigente a livello regionale, che tutto può essere, ma non che una classe dirigente. Noi stiamo perdendo servizi, e perdendo servizi perdiamo occupazione. Ma voi pensate adesso l'ultima, il CMP alle poste, io sono un postale, il CMP delle poste, centro meccanizzazione postale. Oggi cosa è successo? Hanno fatto una struttura bellissima, macchinari stupendi, 130 persone assunte lì, all'improvviso si dice tutto viene trasferito ad Ancona, quindi Ancona va ad Ancona, Pescara rimane senza questi posti e questi poveri disgraziati vengono riciclati a fare il call center. C'è mortificazione allucinante per gli impiegati. E questo perché? Perché non c'è una classe dirigente capace di poter anche sbattere i pugni sul tavolo allora quando ce n'è bisogno. Cioè, stiamo veramente al lumicino, io credo. Io credo veramente che se noi non cambiamo, l'Abruzzo non riuscirà più a decollare, ma rimarrà fermo, quando in realtà invece tutte le altre regioni camminano velocemente. E questa è la dimostrazione di quello che sto dicendo. Basta riflettere su alcune cose. Quando Luciano D'Alfonso ha fatto il sindaco della città di Pescara, Pescara volava, Pescara era diventato il centro, la città capitale dell'Adriatico, era diventato il punto di riferimento di tutta l'Adriatico per il turismo, veniva conosciuta Pescara. Non si pensava che Pescara fosse, non si sapeva, una città che forse stava nelle Marche. Il fatto, ad esempio, del Ponte del Mare, sua intuizione, perché voleva dare un'idea, un'immagine, un simbolo alla città di Pescara. E c'è riuscito a farlo, perché la gente oggi va passeggiando, viene a vedere il Ponte del Mare. Il fatto di Toyo Ito, lui aveva un'idea, anche quello era un simbolo della città di Pescara, perché Toyo Ito è diventato il premio Nobel dell'architettura e quindi tutti quanti sarebbero potuti venire a vedere a Pescara quell'opera d'arte. Questa era l'idea che ci aveva Luciano D'Alfonso, quella è l'idea che ci aveva quella giunta, quell'amministrazione comunale, non l'amministrazione comunale di oggi, dove gli ultimi 4-5 mesi ha cercato di fare qualcosa per improvvisare, per far vedere e buttare fumo agli occhi alle persone. Non va bene comportarsi così è da irresponsabili. Noi dobbiamo essere responsabili, la prima cosa. Onesti, coerenti, come diceva Chiara Trulli, la coerenza paga. Io credo che veramente con D'Alfonso possiamo fare un grande Abruzzo, una grande Pescara. Io voglio dirvi solamente, perché non voglio dilungarmi, anche perché fra poco ho un incontro, vi dovrò lasciare, ma poi ritorno subitissimo, questo ve lo prometto, anche perché è poco distante da qui. Ma io un'ultima cosa voglio dire, cercate di aiutarci, cercate, questa sera siete tanti, ma cercate di moltiplicarvi, cercate di dirlo al vicino, alla persona conosciuta, al parente, cercate di fare, diciamo, in pratica il famoso tam tam. È importante che noi vinciamo per poter girare pagina. Facciamolo tutto quanto insieme, tutti insieme, mi raccomando, grazie. Grazie Alberto, bravo, brava Chiara, perché
credo che abbia lavorato tanto per mettere in campo questa bella serata, una grande riconoscenza anche a Luciano Di Lorito. E ancora di nuovo ad Alberto e a tutti i suoi amici che siete qui, persone comunque pronte a sostenere e ad apprezzare. Noi siamo davanti ad una scelta significativa che riguarda il futuro dell'Abruzzo, in alcune città riguarda anche il futuro di quelle collettività, perché si vota in più di un comune importante. Si vota anche per un referendum richiamato da te che non è neutro, che non è innocente, di cui voglio anche dire. E stiamo operando in uno dei momenti più delicati della vita politica nazionale ed europea, perché tira e gira un vento molto animato dagli insulti. Scholz, che è il nostro leader dei socialisti europei, candidato alla guida della Commissione, ha paragonato questo vento ad un vento che l'Europa ha già conosciuto, diciamo, appena dopo l'inizio del secolo scorso, quando il ragionamento era impedito, quando il giudizio grossolano aveva la signoria, quando tutto era facile, soprattutto evitare di affrontare le questioni. Molta pornografia sui temi, molto inganno. Noi dobbiamo essere capaci di salvaguardare il destino di questa regione e il destino anche di chi ha scelto di realizzare il suo progetto di vita in questa regione. Io ho imparato da qualcuno che non c'è più, tipo Beniamino Andreatta, che la politica viene fatta bene se si ricorda di puntare e di stabilire a terra dei numeri. Quali sono i numeri in questo momento dell'Abruzzo? Io non credo che la stampa aiuti la comprensione, per esempio, di quali sono i numeri che descrivono che cos'è l'Abruzzo oggi. Noi abbiamo in questo momento un esercito di persone che ha bisogno di lavoro. Una parte è fatta da coloro i quali il lavoro l'hanno perso, sono circa 40.000 persone. E un'altra parte è fatta da coloro i quali il lavoro non l'hanno mai incontrato, 50.000 persone, insieme sono 90.000 persone, assomigliano un po' agli abitanti di Pescara, diciamo, di venerdì. Poi c'è un altro numero che riguarda questa regione: 42.000 persone l'anno vanno fuori regione alla ricerca di salute. Ponendo questa domanda qui in Abruzzo, poiché non viene soddisfatta, vanno fuori Abruzzo, nelle Marche, in Toscana, anche alla ricerca di risposte, diciamo, a bassissima densità medicale, ortopedia, cataratte, addirittura anche accertamenti diagnostica. Il costo di questa fuoriuscita di 42.000 abruzzesi l'anno significa 72 milioni di euro come mobilità passiva, solo a carico del bilancio della regione. Abbiamo un altro numero che è importante, cari amici che siete qui. La ricchezza prodotta dagli abruzzesi 5 anni fa era pari a 29,3 miliardi di euro. Dopo 5 anni, cioè quest'anno, è pari a 26,3 miliardi di euro. 5 anni fa l'Abruzzo aveva 137.000 imprese attive. Adesso l'Abruzzo ha 129.000 imprese attive. 5 anni fa l'Abruzzo aveva qualcosa come 2.000 brevetti l'anno che si producevano, si inventavano e depositavano, che potevano generare nuova impresa. Adesso gli abruzzesi che inventano e producono sono soltanto 700. C'è una caduta verticale di fiducia, di ambizione e di sentimento positivo verso il futuro. A chi spetta la prima mossa per riaccendere la ruota della fiducia? Io sostengo all'amministrazione pubblica, e tra le amministrazioni a quella più importante, più dotata, che è la regione, che è uno stato sul territorio per la compiutezza delle competenze. Io non so quanti anche del ceto politico sanno che la regione può operare nella formazione professionale, nel settore dei lavori pubblici, nell'approvvigionamento energetico, nelle politiche industriali, nelle politiche agricole, nelle politiche sanitarie, nella cooperazione internazionale, nel settore delle grandi infrastrutture, nel settore bancario, fissato il quadro degli indirizzi nazionali.
non c'è una iniziativa normativa degna di questo nome che ha colpito uno di questi settori vitali per la vita collettiva. La domanda è: perché non è accaduto che Regione Abruzzo abbia prodotto norme all'indirizzo di settori così vitali della vita comunitaria regionale? La risposta non è non lo hanno voluto fare, non ci hanno pensato, non ci hanno pensato, e non ci si pensa a quello che serve da fare, perché lo zaino a volte è vuoto. Prendiamo il dato per esempio della sanità, di cui tanto si discute, si narra, si racconta e forse anche si esibisce in Abruzzo. Si dice che in Abruzzo sono stati riordinati e rieducati i conti. Che valore ha un'attività eseguita con un cruise e con la pistola alla tempia? Io mi voglio prendere i meriti da amministratore pubblico per ciò che la mia aggiuntività determina a favore della vita economica e della vita regionale abruzzese. Io non mi posso intestare i 700 milioni di euro che la Fiat vuole investire in Val di Sangro. Io mi devo intestare magari l'aumento di questo investimento se gli faccio la viabilità veloce, se gli porto la banda larga, se gli avvicino il tracciato ferroviario, se aumento i fondali del porto di Vasto. Ma se la centrale di investimento di Fiat decide nella sua autonomia, in assenza di condizioni di vantaggio, di investire 700 milioni, quello è merito della società e dell'economia. Produrre un aumento ulteriore di quegli investimenti, per esempio col valore di infrastrutture aggiuntive, può essere poi merito mio. Sul piano della sanità, noi dobbiamo determinare un meccanismo organizzativo in base al quale le signore che sono qui o i signori che sono qui possano sentirsi al sereno e al sicuro circa la conoscibilità delle loro potenziali patologie. Da quanto tempo in Abruzzo non si fa, non si realizza il progetto obiettivo screening del tumore al seno? Sono 3 anni. Se in questi 3 anni ciò che poteva essere stanato, svelato, non è stato svelato e ha assunto la forma di un UFO tumorale aggressivo, è immaginabile dire che qualcuno non ha fatto il suo dovere. La prevenzione è la via di uscita nella società moderna, tenendo conto che non siamo più davanti ad una realtà riguardante la vita anche di altri territori in cui ogni volta è la prima volta. Non siamo la prima volta davanti alla possibilità di questi rischi: il tumore della mammella, il tumore dell'utero, del colon retto. Programmi di prevenzione fatti su iniziativa del potere pubblico, non su iniziativa del singolo soggetto portatore possibile di patologia. È lì che si vede il di più. Quanto è difficile ottenere una diagnostica su misura di quella caratteristica di vita personale? Ci vuole l'interesse, il bisogno e magari la telefonata anche del prepotente che ti aiuti ad averla. Dovrei svelare che cosa mi è entrato per telefono in questi 4-5 mesi. Non lo svelo per dignità di patria. Noi dobbiamo rendere facile la diagnostica sanitaria, così come dobbiamo rendere facile, quando la diagnostica ha svelato di cosa si tratta, la possibilità di arrivare ad un centro di prestazione di cura su misura di quella persona in automatico. Ma non è che parlo dell'isola di Platone o del mondo delle idee o non so di che cosa c'è dopo la spelonga. Io parlo di ciò che già si fa nel Veneto, a Verona è già così. E non lo dico perché ho patito le pene dell'inferno per alcuni miei familiari. Quando interviene un'operazione nel Veneto, a parte che ci arrivi facilmente, come se ti prendesse uno sportello unico sanitario e ti ci porta dove c'è la capacità di quella cura ad alta densità medicale, ma effettuato l'intervento a valle, dopo 3 mesi, dopo 2 mesi, dopo 1 mese, ti chiamano e ti chiedono come stai, come va la tua condizione, puoi muoverti, hai capacità di deambulare, per cercare di assumere dati. I dati nutrono la qualità delle prestazioni, i dati immagazzinati e dati lavorati.
Ma altrimenti l'offerta di salute come la si fa? Chi vuole fare il primario, il caposala, il capo dipartimento, non deve venire a pranzo nella festa di San Nicola di Bari a Letto Monopello. Io so che molte carriere sono state concepite il giorno delle virtù teramane. E questo crea dei blocchi a valle, crea degli impedimenti culturali nel concepire il progetto che dia luogo alla certezza del diritto alla salute. Qui ci sono anche persone del management scolastico, persone che operano anche nel sistema produttivo delle nostre realtà. Noi dobbiamo organizzare una filiera che funzioni, sapere qual è l'epidemiologia abruzzese e i numeri di queste manifestazioni problematiche che possono colpire dalla perdita dell'autonomia della persona alla comparsa della fragilità fino ad arrivare alla patologia. Non è che tutto è patologia in Abruzzo. Molto è anche perdita di autonomia, debolezza, fragilità, e anche lì ci vuole un prodotto su misura di quella specifica condizione di vita. Molte volte basta semplicemente un servizio sociale che costa 100 euro al giorno. Se tu non lo fai quando c'è bisogno di servizio sociale, poi si trasforma in patologia che richiede la prestazione ospedaliera che costa 950 euro al giorno, e siamo davanti ad una potenziale non appropriatezza. E questo perché deve essere così casuale in Abruzzo, quando nell'altrove dell'Italia è stato oggetto di progettazione e di programmazione? Io rivendico il potere, dovere dell'ente regione di fare ciò che serve. Vogliamo parlare di un altro argomento che a me sta a cuore, non perché si consuma cemento, la ricostruzione all'Aquila. Ma è possibile che nelle Marche, in Umbria, il terremoto ha portato con sé le mura delle case e la più grande infrastruttura economica che si sia mai realizzata in Italia, Quadrilatero? Poi il caso vuole che chi amministra Quadrilatero, che è una grande autostrada viva, che produce attrattiva di imprese, consegna anche le terre alle imprese, fatta da una società di scopo tra ANAS, Sviluppo Italia e le due regioni, Marche e Umbria. L'amministratore delegato di Quadrilatero è un abruzzese di Castiglione, non di Castiglione a Casauria, Castiglione della provincia di Chieti. Si chiama Eutimio Mucilli, fratello del primario di chirurgia toracica Mucilli, non mi ricordo il nome proprio. È un mio collega dell'ANAS, lui di un grado superiore al mio, ma è stato chiamato lui ad amministrare che cosa? Una specie di turbo che viene consegnato alle Marche e all'Umbria per darci ulteriore distanza lungo il cammino della modernità. E noi che facciamo? In Abruzzo, al terzo piano del palazzo che sta a Piazza Unione, ogni tanto, ogni 3-4 mesi, facciamo le conferenze stampa con sindacati e associazioni, consumiamo un po' di crodini e diciamo che tutto sommato tutto potrebbe andare bene se non ci fossero i cattivi. Noi dobbiamo imparare a stabilire le priorità, gli obiettivi, come si fa in Germania, organizzare le risorse, stabilire le priorità e verificare come e quando si ottengono risultati, e poi rimetterci a faticare ogni volta, senza mai posa, sapendo che se si risolve un problema a valle, a cascata, ci sono più diritti e più opportunità per le persone. Noi dobbiamo puntare ad avere, in ragione anche del terremoto, quello che non abbiamo come numeri demografici. Noi contiamo poco perché siamo piccoli demograficamente, e contiamo poco perché non abbiamo il fatturato della regione Lombardia, che è di 550 mila miliardi di vecchie lire. Siamo pochi anche sul piano economico. Il rimedio a questo, consentitemi, è di prendere il carico di tema che ci dà una catastrofe. Per esempio, la catastrofe dell'Aquila ci consentiva il megafono, altro che il microfono. Non si è saputo usarlo. Nei primi 2 anni noi potevamo chiedere anche i pettini d'argento per le vergini di Santa Rosalia, il sughero lungo i marciapiedi potevamo chiedere, la pittura a pua di tutte le tapparelle delle scuole se ne avessimo avuto voglia. Non ci si è pensato. Ho incontrato un gigante dell'Europa, uno che le cose le capisce, che è stato capo di gabinetto più volte della presidenza della commissione, l'avvocato Moavero Milanesi, il quale mi ha detto: Luciano, ma perché non avete chiesto
un nuovo obiettivo 1 per la vita delle imprese. Traducendo, perché non avete chiesto per la vita delle imprese uno strumento giuridico che vi consentisse il massimo di flessibilità sul piano fiscale degli adempimenti? Lo potevate chiedere poiché un terremoto di quella fatta ha bloccato la vita delle imprese. Ha talmente inciampato, si sarebbe detto nel teramano, la vita delle imprese che la normazione anche comunitaria deve scattare una fotografia e permettere la ripresa della vita. Non ci si è pensato. Allora, io penso che a un condomino possa capitare di non pensare che se lascia la bicicletta si dimentica che può ostacolare il normale transito o la decenza della veduta complessiva di quello spazio, a un condomino. Ma siccome uno che si candida deve sapere cosa fare, se non lo sa si mette a studiare, ascolta, vede come fanno gli altri, come hanno fatto e si fa un'idea precisa. Non è possibile per chi fa questo livello di dedizione pubblica che venga preso di sorpresa, perché non può essere ogni volta come se fosse la prima volta. Una prima volta del terremoto nella contemporaneità noi l'abbiamo avuto nell'84, 1984. Noi prima del 1984 non abbiamo avuto grandi eventi tellurici, poi ne abbiamo avuti altri. Nel 1984 colpì la parte dunque destra del fiume Pescara, poi ne abbiamo avuti altri minori e poi questo demolitivo gigantesco del 2009, ma abbiamo partecipato come comunità di volontari a tutti gli eventi disastrosi italiani, quindi abbiamo una cultura della protezione civile, abbiamo una cultura anche di cosa chiedere e cosa fare per cercare di riattivare la vita economica. Non si è stati all'altezza. Io non parlo del passato, come è noto, però noi abbiamo il diritto di pretendere che il tempo che passi non passi inutilmente. Viviamo in una stagione, lo dico anche agli insegnanti presenti, che non è vero che se tu una cosa che devi fare adesso la fai fra 6 anni è la stessa cosa. Non è così, perché la fanno gli altri contro di te. La velocità è un diritto per i cittadini ed è un dovere per la classe dirigente. Io vi garantisco 2 cose, cari amici che siete qui. 1, la rivoluzione nei trasporti. Avrete una rivoluzione che vi consentirà il diritto di spostamento comodo, facile e veloce. Intanto riavrete una via ferrata che funziona. Io sto leggendo, sto studiando la pratica, ma lo sapete che Pescara-Roma si può fare in 2 ore e 40 minuti? Ma vi dico come, quando e perché. Vi dico come, quando e perché. Sapevate voi che il tracciato ferroviario è caratterizzato da 56 fermate, in ogni fermata 2 minuti di ferma, si perdono 2 minuti in ogni fermata. Voi mi dovete dire qual è la ragione per cui tutte le corse dirette a Roma si devono fermare a tutte e 56 le fermate. Facciamo una scelta di campo, collochiamo nell'arco della giornata, arrivo a dire anche nell'arco della settimana, ma sarebbe meglio nell'arco della giornata, alcune corse che fanno solo 4 fermate e tutto il resto la raccolta la fa per esempio un autobus. Penso ai comunelli della Marsica, ma non solo. Quando nella parte Teatino Pescarese si è fermata a Chieti, basta, dopodiché si passa a Bressa e ci si ferma ad Avezzano, al massimo possiamo concepire sul mondo, basta, poi si va a Roma. E le fermate di riferimento devono raccogliere la domanda di spostamento dei comuni limitrofi. Questa si chiama la combinazione gomma-ferro, che lo fanno altrove, come si dice, con la mano sinistra. Vogliamo aumentare? Mettiamoci dei deviatoi che siano più efficienti di quelli che ci sono adesso, interventi da qualche milione di euro. Vogliamo ancora aumentare? Mettiamoci il telecontrollo, anche qui qualche milione di euro. Vogliamo ancora aumentare? Cioè il risparmio di tempo aumentare? Facciamo utilizzare dalle Ferrovie dello Stato un treno che è capace di accelerata anche in salita e che si chiama il pendolino. Mi ha detto il numero 2 delle ferrovie, caro Luciano, se voi non ce lo chiedete, noi non ve lo diamo. Perché qualcuno ci potrebbe dire che vi stiamo dando la seta e ci avete chiesto magari la camicia di Raspa. Sapete come si chiama questo? Contrattualistica. Contratto, contrattare. E uno riesce a contrattare, a fare gli interessi di ciò che vuole fare, se conosce le questioni, se entra nel merito, se non si affida al vento dell'insulto.
pare che anche in Abruzzo stia diventando una qualità l'estraneità. Tanto più uno è estraneo, tanto più veicola valore. 5 Stelle ha candidato una ragazza che senza dubbio ha delle caratteristiche, si direbbe a Pescara, o di bella vicinanza o di bella lontananza, però io non voglio dire nulla su questo perché ognuno ha la mamma che si ritrova, che contribuisce a quel dipinto di San Luca che poi viene fuori. Ma in politica è obbligatorio o no avere delle idee? Come prerequisiti ci vogliono le idee, dopodiché se hai anche un'attrezzatura per realizzarle è meglio ancora, se hai capacità di convincimento è meglio ancora, e se poi sei capace di essere anche testardo e far accadere quello che ti impegni a fare è ancora meglio. Ma non è possibile che uno dici io ci sono in vita, dopodiché tutto dovrebbe essere automatico. Io non ho mai sentito dire una parola da questa persona, che è una persona gradevole di sicuro. Ho sentito dire da un ragazzo che lavora all'agroalimentare, io la voto perché è bella, e io ritengo che anche questo sia, ha detto una espressione un po' più impegnativa, ma sono padre di figli ancora piccoli, sto disabituandomi a usare quelle parole. Ma è possibile che si affidi non la presidenza dell'ente porto di Pescara, anzi quell'altro più culinario che sta dentro all'ente porto, si chiama, dove vanno la sera a cena tutti quelli che stanno con un'idea complicata della serata, ma ve lo dico com'è, una specie di Rotary del porto turistico. Non è che qui si tratta della presidenza del Rotary del porto turistico, cioè si tratta della presidenza della regione, in base alla quale tu devi battagliare, per esempio per fare l'alleanza delle regioni e fare un authority portuale dove lì gli argomenti valgono. È la forza degli argomenti, è la capacità di far valere quegli argomenti. Vogliamo fare un esempio? Sapete perché l'Abruzzo si ritrova le ferrovie lente che ancora oggi abbiamo? Perché un signore di Bomba, di nome Silvio Spaventa, che era della sinistra storica, disse a un certo punto: io devo portare la ferrovia dovunque in Italia. In Abruzzo non ci abbiamo i numeri, non ci abbiamo le imprese private che fanno investimento di sé per fare le ferrovie come in Toscana. Lui che fece? Da uomo della sinistra storica ebbe un colpo di ingegno, disse: propongo la Società Nazionale delle Ferrovie, che è un concetto, lui era un uomo della destra storica, ho sbagliato, destra storica liberale, propose un concetto di sinistra, cioè la nazionalizzazione delle società private ferroviarie, e risolse il vuoto ferroviario abruzzese. In Abruzzo c'era un signore molto anziano che voleva portare le ferrovie con il suo coinvolgimento, il barone Panfilo De Riseis, proprietario della villa De Riseis e poi anche del parco, che era presidente del consiglio provinciale di Chieti. Firmò anche una convenzione con Re, 1857, 1861, l'Unità d'Italia fece cadere quel contratto e doveva salire dalla Napoli Portici le nostre ferrovie. Fu Spaventa a concepire come, saltato quel contratto lì, e fu una sua intuizione, una sua bravura, una sua tenacia, lasciò il tema del privato ferroviario, fece arrivare la società nazionale e portò le ferrovie in Abruzzo. Come si fa a convincere Della Valle a scendere da Ancona con l'alta velocità di Italo, o a convincere Moretti o Elia o Domenico Arcuri di Sviluppo Italia, che forse andrà a sostituire la holding ferroviaria, se tu non sei capace in quel momento dove ti trovi solo con lui a dire: io ti do tutte queste condizioni purché tu lo faccia questo, assumendoti anche responsabilità che a volte possono portare anche a rileggere gli atti che fai. Insomma, è il valore della scelta. Ma questo vale anche per l'aeroporto. L'aeroporto di Pescara si salverà e produrrà voli se noi siamo capaci di portare più vettori qui, non solo Mr. Ryan che costa tanto, ma anche per esempio la compagnia degli Stati, degli Emirati Arabi, o qualche altra compagnia apparentemente minore ma che può avere interesse a venire qui. Noi dobbiamo specializzare l'aeroporto di Pescara, per esempio la manutenzione anche. Chi fa questa trattativa si costruisce anche sull'intuizione personale di dire a quello lì in quel momento un di più del quale tu ti rendi certo dopo e garantisci. Amici cari, noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo dei prossimi anni funzioni e garantisca qualità della vita a chiunque c'è. Dobbiamo fare in modo che le nostre università non improvvisino più figure universitarie senza valore. Si formano laureati che non hanno nessun tipo di rapporto con l'economia abruzzese.
c'è un'azienda in Val Pescara che è una delle poche che fa utili, che si chiama la Walter Tosto S.p.A., la quale fa master pagando lei, che puntualmente trovano lavoro. Sono figure tecniche, ad alta capacità di insediamento lavorativo, con un obbligo di abilità linguistica, il cinese, l'arabo, l'indiano. La lingua inglese, diciamo, è come la scarpa sinistra, la scarpa destra deve essere un'altra abilità linguistica, e poi devi avere un appassionamento per l'attività realizzativa che viene verificata. Io non posso immaginare che le università continuino a stare anni luce lontani dalle imprese che pure operano qui e che cercano figure di questo tipo preparate. Perché dalla preparazione si arriva alla preparazione attraverso la vita fatta nella vita dell'impresa. Chi deve cucire università e impresa? La Standa, l'UPIM, la Camera di Commercio che sta chiudendo, il consorzio di bonifica, o ci deve pensare questo Stato sul territorio che è la Regione? Ho parlato l'altro giorno più di un'ora col Vice President della Honda Europa, si chiama Vinci Guerra e di Lanciano, uno molto bravo. Mi ha detto: caro Luciano, non ho problemi io, uno solo ne ho. Ogni giorno patisco 5 micro interruzioni di erogazione di energia elettrica che mi fanno arrivare tardi per quanto riguarda la fornitura dei prodotti contrattualizzati con i committenti. Permettetemi, spiegare questo o il valore di questo ad un estraneo non è giusto che lo paghi come lentezza di apprendimento l'imprenditore che ha bisogno di risolvere questo problema. Come risolvi questo problema? Se l'Enel non fa la cabina di adeguata produzione di quella quantità e qualità di energia elettrica, il Presidente della Regione chiama il Direttore Generale dell'Enel, gli dice: io non ti faccio passare sul mio territorio con i sottoservizi. Il diritto penale direbbe che questa è quasi una concussione induttiva, io lo corro questo rischio. Perché poi si va a vedere chi si avvantaggia. Contro di me direbbero che io lo faccio per fare bella figura e avere voti, e mi mettono sotto processo. Poi però trovo l'avvocato che fa valere le mie ragioni. Io sono interessato a risolvere i problemi della Honda Europa in Italia, perché se la Honda parla male della Val di Sangro non ci viene più nessuno ad investire, al di là delle serate danzanti che si fanno a Bologna, a Torino, a Milano, non so dove, pagando le bottiglie di Grodino e dando le brochure colorate. Il nome che fa circolare di una regione un imprenditore deluso, insoddisfatto, non si risolve con le brochure o con gli inviti a cena o col salamino non so di dove. C'è bisogno di far circolare il buon nome che quella regione è una regione che funziona sul piano della erogazione dei servizi fondamentali. Oppure quello che ho trovato: non c'è la banda larga in Abruzzo, nonostante i convegni sulla banda larga. Tutto questo lo deve fare la regione. Io vi garantisco una regione che fa questo. Come dice mia madre, mi farò anche dei nemici poi. Perché per esempio le nomine negli enti di secondo e di terzo grado non vanno fatte sul piano fiduciario. Io quando ho fatto il sindaco di Pescara ho nominato per la società di pulizia urbana della città, primo, il prefetto di Pescara messo come consigliere d'amministrazione, secondo, il direttore generale del cementificio, terzo, il direttore generale della Walter Tosto, quarto, il direttore generale della Kimberly Clark di Alano, quinto, un uomo datomi dello studio Ambrosetti. Prendevano 2.000 euro a testa come consiglieri, tagliati della metà, 1.000 euro, il presidente 4.000, 2.000 euro. E poi gli ho detto: ad ogni esercizio finanziario stabiliamo se voi potete prendere delle indennità commisurate ai risultati raggiunti. Le nomine noi le faremo sulla base di piattaforme programmatiche che chi vuole essere nominato si impegna a mantenere, e non prende remunerazione se non alla fine dell'anno. L'uomo dell'acqua, l'uomo del consorzio industriale, l'uomo della ferrovia sangritana, l'uomo che vuole avere una responsabilità pubblica mi deve dire che cos'è che raggiunge, in quanto tempo, con quali risorse, e se poi i risultati vengono raggiunti e misurabilmente verificati anche da un presente rappresentante dell'utenza, noi gli diamo la remunerazione a fine anno. Tutto questo si fa in Europa, si fa in Baviera per esempio, si fa in Texas. In Texas l'amministratore del consorzio industriale
Se c'è un imprenditore che vuole fare investimento, per esempio Anna Rita Frullini, che vuole fare l'azienda San Carlo che produce patatine, sale sull'elicottero del consorzio industriale della regione e gli fa vedere il sito. Che ti piace di questo spazio? Lui dice: mi piace quello spazio lì, quei 12.000 metri quadrati lì che stanno vicino a quella cabina di energia elettrica industriale, vicino a quello snodo. Bene, quello è tuo. Si scende sotto, si fa il contratto, ci si impegna contrattualmente in 2 giorni a dare tutte le autorizzazioni, l'imprenditore a rimanere lì a produrre lavoro per un certo numero di anni che si contrattualizza. Se chiude prima paga la penale l'imprenditore, ma l'imprenditore ha diritto alla velocità delle autorizzazioni. Tutto questo chi lo deve produrre? Il venditore di bogliette all'Arca, lo deve fare la regione, con una chiarezza di veduta, di visione e con la voglia di assumersi responsabilità. Io mi avvio alla conclusione dicendo una parola su Alberto. Io ho fatto il sindaco di Pescara e avevo contro il presidente della regione, ogni volta. Adesso faccio il presidente della regione e vorrei avere a favore i sindaci delle città capoluogo, in un modo o in un altro. Quello di Pescara sono sicuro che ce l'avrò, perché verrà eletto Marco Alessandrini e lo faremo eleggere tutti insieme, facciamogli un incoraggiamento. Ma non vorrei avere problemi nel Consiglio regionale, non vorrei avere degli uomini pali che mi vengano a creare problemi organizzando le pozzanghere. Alberto è una persona leale che si è guadagnato la stima di tanta gente, di tanta comunità, rendendosi disponibile giorno e notte. La disponibilità è la misura dell'idea di un servizio, non è un mandarino che si nasconde, non è uno che dice non è di mia competenza, come si dice in Abruzzo, alla regione. Io teorizzo che il presidente è sempre competente, che ha un potere gigantesco che lo riguarda, lo coinvolge, lo convoca sempre, ma affinché il presidente si possa occupare di tutti i problemi dell'Abruzzo non deve essere ingannato e accoltellato alle spalle dai consiglieri regionali. C'è bisogno di un consiglio regionale leale, che lavori a favore, come il consiglio regionale di cui dispone per esempio in Toscana il presidente della Toscana, o in Emilia. Non vi ho detto quello che ha saputo fare il presidente dell'Emilia, Vasco Errani, un capolavoro, non ve lo racconto perché ci vuole tempo, ma è un gigante sulla sanità, sul terremoto, sul sistema delle imprese, sul porto di Ravenna. Sul porto di Ravenna quello che ha fatto è un libro stampato. Quello conta sulla lealtà delle persone, dei partiti, conta sul contrario dell'impazzimento egoistico che a volte prende coloro i quali vengono eletti. Poi ci sta chi se ne va negli alberghi, chi si mette a giocare contro i presidenti. C'è bisogno di avere lì la linearità, la fissità, la stabilità delle persone che collaborano. Sono convinto che Alberto alcuni temi li conosce a menadito: il mondo della scuola e la vita che occorre alla realtà della scuola, così come anche il mondo di quelli che non hanno la casa. E in Abruzzo abbiamo un mondo di giovani coppie che non sa dove sbattere la testa, in un tempo nel quale anche le risorse familiari sono scomparse, che solitamente costituivano l'alternativa alla mancanza di casa, era la presenza del risparmio dei genitori che rimediava comunque a trovare un ricovero abitativo. Lì bisogna organizzare politiche. Io per esempio un'idea ce l'ho e la voglio sottoporre all'Abruzzo di tutti i paesi: le case sfitte dei piccoli comuni alle porte delle grandi città. Se provassimo a renderle incentivatamente premiabili per quelle che vengono messe sul mercato a prezzi magari anche un po' contenuti e sostenuti anche da qualche idea fiscale o finanziaria della regione, riporteremmo la vita nei piccoli comuni, non appesantiremmo le grandi città e consentiremmo alle giovani coppie di trovare ricovero abitativo in luoghi tutto sommato animati anche dalla qualità della vita. Ma anche lì il tema è i trasporti, anche lì il tema è non ficcare in un cimitero abbandonato una giovane coppia, ma portarlo lì per la casa e da lì, nel luogo massimo della vita, consentire il trasporto facile. Tutto questo si può fare, lo si è fatto altrove. Financo nella mitica Marcinelle si è organizzato questo, nella mitica e dolorosissima Marcinelle si è concepita una formula di collaborazione di questo tipo, tra le case che mancano nei grandi centri e le case che abbondano nei piccoli centri, collaborazione. E la parola che risponde alla tua domanda, caro Luciano, è collaborazione tra i comuni, non la camicia di forze. Vogliono mettere a Pescara una camicia di forze che avvantaggerebbe Pescara e ucciderebbe i comuni limitrofi. La domanda che vi pongo è:
Siamo al tempo delle città della Bibbia, quando la città di Ur aveva bisogno di 500.000 abitanti per fare la guerra. Per cui dicevano: Ur deve avere 500.000 cittadini maschi perché devono abbracciare la lancia e uccidere i cittadini delle altre città. Che senso ha che l'ufficio anagrafe del comune di Pescara abbia un aumento incredibile di residenti? Per fa che? Ur, ve l'ho detto, a Campobasso c'è stato un sindaco che si chiama Gigi di Bartolomeo, anche mio amico, che ha fatto una pubblicità con due cosce di pollo, dicendo che quella era attrattiva perché si mangiava il pollo arrosto ed era buono. D'inverno lui voleva fare un'ordinanza che costringesse tutti i cittadini maschi a spalare la neve laddove le strade fossero state ricoperte dalla neve. Se uno ha un'idea di amministrazione di questo tipo, allora cerca una città gonfia di numeri. Ma se no, a che serve? Vogliamo fare la collaborazione che occorre tra Pescara, Spoltore, Montesilvano, San Giovanni, Francavilla e tutto il resto che fa da circondario? Concordiamo che su alcune materie nessuno più delibera da solo: l'urbanistica, i trasporti, i rifiuti, l'energia. Ma non è possibile demolire l'istituzione della democrazia e dell'identità. Perché facciamo la prova della resistenza come fanno gli avvocati? Togliamo i palazzi municipali, facciamo un solo edificio che ospita il potere municipale di questa grande struttura territoriale. Che succede poi dove non arriva la luce di quel potere municipale? Nella parte estrema di Montesilvano, chi ci vanno lì? I lupi, i draghi? Che succede poi? Se tu riduci ad unum tutto quello che c'era prima e tutto attorno è una landa di periferia, la qualità della vita aumenta o diminuisce? Già l'abbiamo visto in Francia, le grandi operazioni di periferizzazione delle città hanno prodotto l'arrivo dei lupi. E poi l'Eliseo ha dovuto ricominciare da capo, ha dovuto dire le preghiere nelle parrocchie affinché tornasse la civiltà nelle periferie, lontane dall'impero. Noi dobbiamo mantenere i municipi come sono e facciamo alleanze amministrative, anche legiferate regionalmente, dicendo che sull'urbanistica facciamo insieme. È inutile che lui fa uno stadio, io faccio uno stadio e lui fa uno stadio, c'è uno stadio unico che serve tutti. È inutile che lui si mette in destra e fa il teatro perché si deve fare la sposa, perché deve dire alla sposa che ha fatto il teatro. C'è un teatro che serve tutte e quattro le città. L'importante è che ci sia il trasporto di qualità che leghi questo. Io vorrei poter dire che il teatro di Pescara è il Victoria di Ortona, Marruccino di Chieti e il teatro Nascituro dell'Aquila. Noi dobbiamo cominciare a ragionare così, e i trasporti fanno la differenza. Questo grande pezzo di ferro o pezzo di gomma che comodamente ci porti dovunque. Londra è Londra, non perché è della regina, perché facilmente vai dovunque. E il trasporto, io voglio essere fidanzato a Manoppello, lavoratore a Cepagatti, che leggo il libro e compro il libro a Feltrinelli di Pescara, prendo il gelato a Francavilla e vado a teatro a Teramo, e lo devo poter fare facilmente, non me ne frega nulla di dove c'ho l'anagrafe. E io mi auguro che prenda un colpo di ritrovata intelligenza chi si è messo in testa questa assurdità. Io ho avuto quattro zii che hanno perso la salute o la vita lavorando nelle miniere di Marcinelle, e per ragioni anche documentali ho dovuto ricostruire alcune vicende. Ho girato in lungo e largo quello che è successo tra Marcinelle e Charleroi. Lì hanno fatto un'operazione di reductio ad unum, un capolavoro per far nascere le periferie, le lande abbandonate e desolate. Quando ho fatto il presidente della provincia una sola volta mi sono spaventato. Quando in un paese della provincia di Pescara, adesso vi dico quale, Rosciano, è un paese che ha una densità di spazio particolarmente significativa. Voi sapete che in provincia di Pescara il comune più grande non è Pescara, è il comune più grande demograficamente, ma non più grande dello spazio, ha soltanto 33 km quadrati. Un comune per esempio grande, ma non è il più grande, è Rosciano, Alanno, Cappelle, Città Sant'Angelo, Spoltore no, Manoppello pure ha una sua dignità di grandezza di suolo. Rosciano, che non è il comune più grande, però è un comune grande, che ha un rapporto tra suolo, grandezza e municipio, insomma abbastanza complicato. La città ha una torre e tutto il resto è abbastanza lontano e allontanato. Nel piccolo comune di Rosciano, ma nel grande comune di Rosciano, per il rapporto che c'è su quel municipio, sono arrivati
non tutti i colombiani, alcuni colombiani, e non tutti i colombiani sono deviati, che si sono messi a fabbricare, coltivare, che vi devo dire, accarezzare, fare in modo che si verificasse la più grande produzione di droga. Nessuno se n'è accorto, non ci bastava nessuno, era un bel ricovero, al riparo da occhi indiscreti, perché la principale garanzia è la lontananza. Quel sito disponeva di lontananza. Per fortuna che sul piano della sicurezza nazionale ci stavano sistemi di intelligence, di memoria remota, e hanno stanato questa specie di campus della coltivazione di ciò che fa male. Io non vorrei che noi stiamo lavorando per organizzare dirupi che si collochino in queste grandi lande di periferizzazioni costruite su progetto, 4-5 anche intelligenti, ma a volte a rischio di salottismo, che hanno concepito che il bisogno dell'Abruzzo è di fare una super città da 400.000 abitanti. Io ho fatto il sindaco a Pescara, credo che sarei uno di quelli da conflitto di interessi a dire di sì, se avesse un senso, ma ho parlato con studiosi di lungo corso tipo Piero Bassetti, presidente della più importante fondazione economica di sviluppo locale, che è quello che sta curando il piano regolatore mondiale del comune di Milano, mi dice, è la più grande stupidaggine questa. Lui mi dice, Milano è grande, non perché cerca inseguendogli gli abitanti che si iscrivono all'anagrafe, Milano è grande addirittura perché si sente la città anche di tutti gli italici che stanno nel mondo. Gli italici sono quelli che se ne sono andati nel corso degli anni lontani nel mondo, e Milano si sente l'unica città che li vede appartenenti, ma perché è sul progetto che li fai appartenenti, non sull'anagrafe. Ma me l'ha detto anche Cacciari, mi ha detto, trovatevi una città nella quale ha senso nella contemporaneità il numero dei residenti. Noi dobbiamo fare strutture che producano servizi di qualità. Io se potessi, se fossi un sultano, cederei a Spoltore, a Francavilla, a San Giovanni Teatino, tutta una serie di servizi che ha Pescara. Delle scuole le porterei fuori delle mura di Pescara e farei in modo da recuperare la vicinanza con i trasporti. E a Pescara dentro mi terrei molto vuoto, molti giardini, un ospedale eccellente che funziona, una università straordinaria, i Vigili del Fuoco, fuori di Pescara, e la sede dei Vigili del Fuoco, università, la RAI, la farei diventare una struttura comoda, un opificio che fa cultura, non solo che trasmette immagini e qualche intervista. Organizzerei insomma il filetto della qualità nella città di Pescara e attorno tante strutture che possono essere anche dislocate. Che c'entra questo col referendum, con l'anagrafe, col potere dire che abbiamo 200.000 abitanti? Per fare che? Per fare che? Pensateci, cari amici, io non è che non voto, se potessi vorrei dire che quella è una non cosa. Quel referendum è una non cosa che serve a qualcuno di dire io esisto in vita, poiché io coltivo quel referendum io esisto in vita politicamente. Invece io mi voglio battere per fare in modo che da Pescara partano, uno, aerei per il mondo, vediamo quali, prima di tutto in Germania, poi anche a Bucarest, perché a Bucarest si fa una grande parte di produzione economica della manifattura abruzzese. E io che sono religioso dico che non serve a nulla il volo per Medjugorje, non serve a nulla, e neanche per Mostar, anche se il sindaco è un amico di Ugo Beslic. Poi dobbiamo fare treni che vadano nel mondo. Quando ho visto che c'è un treno per Venezia ho applaudito, il ferroviere mi ha visto, ma che sta male, mi ha detto. No, ho detto, è una cosa importante, quella è un'infrastruttura che serve, altro che l'anagrafe. La terza corsia dell'asse attrezzato serve, il porto che funzioni con raccordo ferroviario dentro al porto, il raccordo ferroviario dentro l'aeroporto. Tutto questo dobbiamo fare, cari amici, e questo lo fa la regione, lo fa la regione. Io il sabato, e concludo, ho sempre avuto timore a Pescara, perché il sabato c'è sempre qualcuno che fa una conferenza stampa, perché è il giornale che si legge di più la domenica, e il sabato partono tutta una serie di scienziati che ogni tanto si inventano una priorità. Quindi evitate la domenica di non leggere i prodotti delle conferenze stampa, perché sono prodotti, concludo, nel mio paese che è letto Monopello, ci stavano alcuni che lavoravano con una formula di pagamento, l'ANG e la mandibola, erano i peggiori lavoratori e i peggiori anche incassatori. Mi sembra che ciò che si produce di sabato per farlo vedere di domenica è un po' una produzione per l'ANG, per la mandibola. Quindi
Consideriamo quel referendum un prodotto della Hang. Noi abbiamo bisogno di politiche, di misure, di progetti, di cose che a valle aumentino la comodità e la funzionalità. Io mi candido per questo. Grazie e buona serata. Ascoltarti è ben chiaro che l'unica persona appunto capace di fare davvero le cose che dice, perché l'ha dimostrato, è Luciano D'Alfonso. Io ho dimenticato a tutte le mamme, le nonne, le zie che siete qui, ai bambini, rendo certo che ripuliremo il fiume Pescara. 100 milioni di euro per ripulire, cominciando dal fiume Pescara e andando avanti fin dove si arriva. Saline, Sangro Aventino, Tordino, Vibrata, Tronto. Il primo, Salinello pure, il primo è il fiume Aterno Pescara, che è il fiume di Federico II, di D'Annunzio. Non è perché io sono di qua, perché è il fiume che ha dato anche la storia a questa regione. L'Abruzzo di sotto e di sopra nasce rispetto al fiume Aterno Pescara. Questo fiume deve essere ripulito, lavato anche, lavato. E poi deve essere risolto rispetto agli scarichi abusivi, e poi ci facciamo una pista ciclabile sul fiume che si combini con la pista ciclabile della dorsale adriatica. Questo è veramente l'aria condizionata della casa che facciamo, della casa, è un di più, ma fondamentale, perché se no non ce la facciamo ad essere la terra dell'attrattiva turistica. Chiedo scusa a Chiara. Volevo soltanto concludere con una piccola riflessione. Io mi permetto sempre, quando parliamo, insomma, ecco, la campagna elettorale veramente, insomma, è pesante e quindi c'è un confronto quotidiano, mi permetto sempre di dire che noi dobbiamo dare una grande mano a Luciano D'Alfonso per vincere, ma soprattutto per vincere bene, per ridargli una legittimità, una legittimazione, più che legittimità, una legittimazione, perché vedete, Luciano D'Alfonso alla regione significherà anche un Abruzzo più forte con Roma, anche con Renzi, anche con il Presidente del Consiglio. Questa è una cosa molto importante, noi abbiamo fiducia anche in te nella capacità per realizzare le cose, di parlare, di interloquire direttamente con il governo nazionale. Dico solo una cosa, volevo ringraziare le persone, tutti voi, tutti quelli che hanno collaborato. Vedevo prima il consigliere Spilla, la consigliera Nada Di Giandomenico e poi Loredana Lagonigro, Marilena Petrella, volevo ringraziare la dolcissima Loredana Santoro, Luigi Di Blasio, Alfonso Diorati, tutti gli amici che sono qui presenti, siete tantissimi, quindi tutti, Massimo Petrini, Nicoletta Ricoli, Emilio, insomma tutti, perché è impossibile citarli tutti. Volevo solo dirvi che tra noi ci sono anche una candidata al Parlamento Europeo, Anna Rita Frullini. Anna Rita, tu sei l'unica abruzzese che è candidata a Bruxelles e quindi davvero ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. E poi ci sono anche Leila Kesciud, ho visto Pagnanelli, ho visto dei consiglieri a Pescara, ho visto Paola Durastante, la direttrice dell'INAIL di Pescara, che ringrazio.